Questo video è per te che stai arrivando. Tra poco. E volevamo dirti qualcosa su di noi per sapere cosa puoi aspettarti. Sì, così non ti spaventi quando arrivi, così sei pronto per quello che ti aspetta. A volte la nostra vita è un po' strana e ti dovrai adattare, ma sicuramente c'è sempre tanta serenità, c'è tanto amore pronto ad accoglierti. Sì. Siamo in tanti, c'è Krabi, c'è Lanta, c'è Sebastian, siamo noi un po', viviamo qui in questa casa. E per ora, perché non si sa mai cosa succederà nel futuro. Viaggiamo tanto, parte la famiglia vive in Canada, l'altra parte in Italia, parliamo un po' di italiano, parliamo un po' di inglese, delle volte delle volte inventiamo delle parole. Però nonostante siamo strani, nonostante siamo un po' diversi, unconventional, diciamo, sicuramente abbiamo chiaro quello che vogliamo e sicuramente abbiamo chiaro che vogliamo te. Quindi avrete capito che sta per arrivare qualcuno. Sì. E sta per arrivare qualcuno di speciale. Sì. I'm just gonna say it. Alice is pregnant. Stiamo aspettando il nostro secondo bambino. Siamo incinti, esatto. Quindi lo so che non si vede, ma c'è un bambino che sta crescendo lì dentro, in quella pancia di Alice. E ve l'abbiamo tenuto nascosto negli ultimi mesi. Qualcuno se n'è accorto? Sì. Qualcuno non so come. Neanche io non so, ma credo che spesso le donne hanno questa sensazione, un senso in più, che Alice ha iniziato a ricevere dei DM su Instagram, per esempio, chiedendo se era incinta, perché avevano notato un cambiamento nel suo sguardo. Wow, complimenti comunque, davvero complimenti. E siamo felicissimi di annunciare che a inizio giugno, più o meno. Sì, quindi io vi mando già l'invito, perché devo dire, tutti voi sul canale ovviamente siete come la famiglia, come i zii dei nostri bambini. Volevamo fare questo video per essere sicuri che anche voi eravate, diciamo, up to date. Sì, foste aggiornati su questa notizia, e vi raccontiamo un po' come sono stati questi ultimi mesi. Abbiamo scoperto di essere incinti a inizio di ottobre. Ed è stato un po' una sorpresa, un po' uno shock, diciamo. Appunto, non abbiamo preso un changing table, cioè un fasciatoio, perché pensiamo che Sebastian cresca troppo velocemente, non l'avremmo utilizzato abbastanza, se non aspettando un altro bambino. Sì. But not yet, so. Non è stata proprio la notizia che in quel momento ci aspettavamo. Avremmo scelto consapevolmente di aspettare un pochino di tempo in più, ma niente, siamo felici di questo dono, nel senso che ci siamo interrogati in questo ultimo periodo tanto sul fatto che sia arrivato così inaspettatamente, e alla fine, se ci pensi, scegliere consapevolmente dopo un primo bambino di farne un secondo non è mai facile, perché devi ricominciare tutto. E quindi mi ha detto, forse è stato un segno del dire siete pronti adesso, e magari pensavamo di non esserlo. Quindi all'inizio è stato uno shock. Come ti sei sentito tu all'inizio? Felicissimo. Ecco, qua c'è stata una piccola discrepanza. Non che io non sia stata felice, però è stato un po' difficile per me accettare che di ricominciare una gravidanza adesso. Avevo appena iniziato a riappropriarmi del mio corpo, delle mie energie. Sebastian aveva appena compiuto un anno, e quindi ho detto, almeno per un altro anno ho tutto il mio corpo indietro e posso andare in palestra, posso in un qualche modo tornare a riappropriarmi del corpo, perché comunque la gravidanza per una donna, oltre ad essere un'esperienza bellissima, è un'esperienza fatta anche di sacrifici, per il primo trimestre, la stanchezza, e poi l'ultimo trimestre, quando comunque hai un corpo che cambia tanto, e poi l'allattamento. Sì, e poi voglio dire, anche non può mangiare il prosciutto crudo, la birra, il vino, quindi posso solo immaginare il sacrificio che devi fare. A parte queste cose, che sono il meno, all'inizio per me è stato difficile, e soprattutto è stato difficile pensare che fosse difficile, perché questa è la parte che è stata più difficile di tutte. Ho detto difficile, cioè il fatto di sentirmi in colpa
di non essere così felice come per la prima gravidanza. E lo so che non è bello dirlo, lo so che ci saranno tante persone che mi metteranno 200 thumbs down in questo momento, sono snaturata a dire una cosa del genere, ma è la realtà. Non significa che non sei grata per il dono, non significa che avrai sentimenti diversi per i tuoi figli, ma devo essere onesta, con Sebastian è stata una gravidanza cercatissima che è arrivata dopo tanti momenti difficili e ero al settimo cielo se non di più. Questa gravidanza è arrivata in un momento invece un po' particolare, anche perché dovuto al nostro trasferimento qui ci sono tante cose burocratiche da mettere insieme e poi il lavoro eccetera, e quindi ho avuto un percorso diverso. Oggi ovviamente sono qui a parlarne con un enorme sorriso, siamo felicissimi e eccetera, però voglio anche dare questo messaggio per tutte le persone che magari all'inizio hanno detto: ma non sono poi la persona più felice al mondo in questo momento di essere incinta. Forse possiamo mettere la foto dove hai appena fatto il test. Sì, esatto, un po' tra lo shock e... Si vede molto bene un po' di concern e il sorriso della felicità comunque. Esattamente. Poi non ha aiutato che Michael all'inizio fosse invece un'esplosione di gioia, quindi io gli ho detto: per favore dammi solo il tempo di abituarmi a questa nuova cosa, e lui diceva: spero che siano gemelli, che non lo sono. Che cosa è successo dopo? È successo che questa gravidanza è stata molto più difficile della prima, molto più difficile a livello fisico. Tanta, tanta, tanta stanchezza, tanta nausea, vomito, e è stato difficile anche continuare a lavorare full time, sì, con questi primi mesi di gravidanza. È stato difficile nascondervelo, cercare di trovare quel momento per girare video dove magari riuscivo a stare un pochino meglio, e diciamo che i sintomi ci sono stati tutti, quelli tipici del primo trimestre che abbiamo appena concluso, e è stata più difficile della prima. Sì, e ovviamente con l'energia limitata di poter provare a portare avanti tutti e poi anche farlo, è stato un periodo un po' più complesso, diciamo. Inoltre, rispetto alla precedente gravidanza con Sebastian, questa è stata più difficile a livello psicologico. Non so se sia stato perché non me l'aspettavo, o se sia stato una combinazione di due cose, o se sia stato per una questione ormonale, perché ogni gravidanza è diversa. So che ci sono anche delle gravidanze dove ti senti magari più giù di morale, dove fai proprio più fatica a fare le cose di ogni giorno, nonostante la felicità per il bambino che arriverà. Quindi è stata difficile a livello psicologico, ci sono stati tanti cambiamenti veloci e la vecchia me, super controllore, sarebbe impazzita, perché quando vuoi avere tutto sotto controllo in un momento come questo, dove ci sono tantissimi variabili, cioè abbiamo dovuto cambiare tantissimo i nostri piani con questa gravidanza per tantissimi motivi che non stiamo a raccontare, e ci sono stati dei momenti appunto dove mi sono sentita molto giù di morale. Però avendo sviluppato nel tempo tanta consapevolezza, avendo imparato in qualche modo a gestire questi momenti, sono riuscita a uscirne in modo un pochino più veloce, un pochino più resiliente. E di nuovo, so che qualcuno magari dirà: ma che cosa c'è da essere tristi nell'avere un bambino? Niente in realtà, però anche qui non facciamo sentire in colpa le persone che magari vivono una gravidanza meno perfetta degli altri, perché può essere un fattore ormonale, può essere un momento della vita, non è detto che tutti vivano questo idillio nella propria gravidanza, anzi. E quindi, come vedete, le esperienze possono essere diverse. La prima volta con Sebastian era tutto più digeribile, questa volta è stato sempre tutto più difficile, ma grazie agli strumenti di accettazione sviluppati in questi ultimi anni sono riuscita in un qualche modo a fare pace con questo senso di colpa, di sentirmi inadeguata, di sentirmi non felice tanto quanto lo sono stata per la prima gravidanza, eccetera eccetera. Quindi di nuovo una chiave di lettura è quella dell'accettazione. Ascoltare il momento, ascoltare le emozioni, in un qualche modo osservarle, osservarti con quello che succede in queste, sì, emozioni, tirarle fuori e poi farle andare via. E non giudicarle, nel senso non sentirti meno perché ce l'hai, se ce l'hai non è sotto il tuo controllo necessarily, delle volte una sensazione, un'emozione è dentro di te e non puoi fare niente altro di sentirla. Esattamente.
poi ovviamente devo ringraziare il mio grande supporto, più su tutto, che mi supporta in tutto e per tutto. Noi diciamo siamo incinti come quando partoriamo perché dobbiamo perché quelli... Michael è molto presente in tutto. Sì, e quelli che si ricordano quando abbiamo fatto il video sul parto, sì, quando abbiamo fatto il primo bambino anche quello, il video sul primo parto dove abbiamo parlato della storia quando ho iniziato a mandare un sms a tutta la famiglia dicendo che stiamo iniziando a spingere quindi sì, quindi siamo molto incinti, lui mi supporta in tutto, mi aiuta. Una delle cose che faccio molta fatica ad accettare è non avere le stesse energie per Sebastian, perché io ho continuato a lavorare come se non fosse mai successo nulla, come tantissime donne poi in realtà, quindi continui a lavorare a pieno ritmo, arrivi alla sera e questa volta però c'è un bambino rispetto all'altra volta. Questo sì, credo che abbia giocato un grande ruolo. Sì, ovviamente. Perché ovviamente un bambino di 15 mesi ti prende anche lui tantissima energia, quindi già ne hai poche, li metti sul lavoro, metti sul tuo compagno, metti sull'altro bambino e ti rendi conto che sei spremuta al massimo, come un'arancia su un juicer. E quindi sì, ovviamente diventa un po' più difficile e poi ti senti in colpa di non poter fare tutto, ma ci dobbiamo rendere conto, anche lì ci deve rendere conto e si sta rendendo conto che non è, anche se per Halloween era Wonder Woman, lo è in realtà, ma ovviamente ha comunque le energie un po' limitate. Esatto, sono umana anche io e adesso stiamo uscendo appunto siamo già nel quarto mese e tutto va bene, i bambini è sano, abbiamo già avuto bellissime notizie, siamo felicissimi di tantissime cose, siamo emozionatissimi, siamo felicissimi che Sebastian avrà un fratellino o una sorellina così presto, avranno così pochi mesi di differenza perché avranno 21-22 mesi, qualcosa del genere, quindi è veramente poco. So già che mi chiederete se faremo il parto in casa, se abbiamo già deciso, vi risponderemo nel percorso, nel senso che questo è un percorso che condivideremo con voi, non l'abbiamo voluto condividere prima semplicemente perché appunto non si sa mai come va. In ogni caso avrei condiviso anche se fosse andato male, perché credo che non ci sia nulla di male nel condividere una gravidanza andata male, anzi fa sentire meglio e più normali tutte quelle persone che stanno passando questo momento. Sì. Semplicemente abbiamo voluto mantenere la nostra intimità, il nostro equilibrio fino a questo momento e adesso siamo super emozionati e pian piano vi svegliamo un pochino di altre cose che sappiamo che state già chiedendo, quindi lo so che sicuramente state già chiedendo se è maschio o femmina, e noi lo sappiamo, se abbiamo il nome eccetera eccetera, e abbiamo registrato un video per fare il gender reveal, nel senso che siamo andati al party store qui vicino, abbiamo preso un palloncino enorme nero con dentro il colore blu o pink e noi non lo sapevamo, quindi ci siamo fatti fare il gender reveal e l'abbiamo scoperto con il palloncino. Sì, quindi abbiamo scoperto con i coriandoli che... Gli facciamo vedere il video? Sì. Un po' di suspense, non è ancora il momento di farvi vedere i colori, quindi avete visto un video non a colori, ma lo vedrete lunedì su Instagram, lo stesso video però a colori, quindi andate su Alice's Lifestyle, seguitemi, chiocciola Alice's Lifestyle su Instagram, sì, ci seguite e lunedì vi faremo sapere se è un maschio o se è una femmina, quindi se è in arrivo un fratellino o una sorellina per Sebastian. E nel frattempo lasciate un commento qui sotto con il vostro guess, se voi pensate guardando Alice, perché lo so che siete in grado già di guardare alcune caratteristiche che sono cambiate, questo dice maschio o femmina, quindi lasciate il vostro guess qui sotto così possiamo vedere cosa ne pensate anche voi e poi lo svegliamo lunedì sera su Instagram. Non vedevamo davvero l'ora di condividerla, finalmente posso buttare fuori la pancia che cercavo di trattenere, no scherzo, però finalmente possiamo raccontarvi questa cosa bellissima della nostra vita. Grazie per aver trascorso questi minuti insieme a noi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.